Da anni il pensiero di base è quello di produrre creando un prodotto onesto, cominciando da dentro, vedendolo fuori. Poi fuori può essere bello o brutto, però adesso questo slogan che parte come arriva vuol dire, questo slogan è produrre con onestà per tramandare. Questo è molto molto importante, usando la tradizione, usando la tecnologia, e io ritengo che tecnologia e manualità fa qualità. Tanti anni fa ho iniziato con un pensiero molto forte a portare avanti le finiture naturali, quindi anche questa cosa ci ha dato rilievo, non i primi anni perché nessuno credeva in Italia a queste finiture, tanti anni fa, stiamo parlando di più di 22 anni fa. Poi invece il percorso su legni di forestazione e i legni di riuso, e sembra quasi che un falegname ha previsto un po' questa situazione di un chilometro zero, dei legni di forestazione, dei legni di riuso, insomma, questo è un po' il percorso. Quindi cosa ha fatto connotare Riva? Ha fatto connotare tutte queste cose, la vicinanza ai giovani. Da anni facciamo percorsi verso i giovani a cui bisogna avere grande cura per loro per cercare di migliorare questa nostra Italia molto malata, e dove far cimentare questi giovani, che ne ce n'è sempre un esercito ogni volta che apriamo un concorso, e questo ha connotato anche questo. A me piace tantissimo soprattutto comunicare. Ho creato anche un club culturale che si chiama Circolo del Legno, con più di 1000 associati che provengono da tutta Italia, e non solo dall'Italia ma anche dall'estero, dove ogni mese facciamo queste serate, ma soprattutto nella mia persona, ma anche nella linfa di tutta la famiglia Riva, vi è la cura sul sociale. Sul sociale infatti si può vedere nella nostra storia questa situazione, che logicamente anche questo comporta una comunicazione trasversale, però è una situazione trasversale che, se vogliamo paragonarla invece a ciò che invece il tempo impegniamo, è trasversale per pochissimo, e quindi con grande cuore vogliamo trasmettere soprattutto anche la tradizione. Io faccio una critica al nostro mondo, soprattutto al mondo artigiano, che assolutamente non deve guardare l'industria, lo deve guardare l'industria solo come design, come design, ma non nella situazione, perché creare un armadio fatto intrucciolato con la carta, questo a mio avviso non è qualità, né non è, non deve essere fatto dall'artigiano. È una bella storia che sta andando avanti, non stiamo avendo assolutamente crisi. Abbiamo aperto una terza unità produttiva 6 mesi fa, diamo da lavorare a un po' di gente, non a tantissima, però quello che mi preme è quello intanto di produrre per tramandare, soprattutto sul mio percorso di persona fisica. Quando arriverà il mio momento, il più tardi possibile, mi auguro, sarò contento di ciò che ha fatto la mia persona, per la mia famiglia, per l'Italia, per la Brianza.